Vittoria importante quella di Trento alla BLM Group Arena nell'anticipo della decima di regular season, quella che si sarebbe dovuta giocare il 5 dicembre contro Piacenza. 3-1 il risultato in favore degli uomini di Lorenzetti in un match davvero combattuto fino all'ultimo. 25-15 il primo set per Trento, che gioca con 8 muri punto a rendere l'idea di quello che è stato un set completamente controllato dagli uomini di Lorenzetti. E poi Piacenza che torna sotto. 25-21 il punteggio in favore degli uomini di Bernardi. E poi 25-21 il terzo set per Trento. 25-23 il quarto. Trento che all'ultimo deve fare a meno di Marco Podrashenin. Il centrale è in isolamento preventivo per essere stato a contatto con una persona positiva. Lui è negativo, ma si sa come sono le regole per il Covid. E invece mister Bernardi, che lo si sapeva, deve fare a meno di Francesco Recine. Bella la prova di Alessandro Micheletto, che torna in campo dal primo scambio dopo l'infortunio. Bella la prova anche di Vauder, il centrale belga all'esordio nello starting six. Mette giù il 56% in primo tempo, 3 muri punto. E poi il solito Matej Kaczyński con 2 ace e il 58% in attacco. Migliore in campo però a dare l'idea di come si è girato bene un po' tutto l'attacco di Trento, che ha chiuso al 53%, è stato il palleggiatore Riccardo Sbertoli. Allora sentiamo anzitutto lui e poi altri protagonisti di questo match, non prima di aver ricordato che domenica c'è una trasferta davvero difficile sentita, quella al Palapanini di Modena. Siamo riusciti a portare a casa questa partita, che è veramente importantissima per la classifica, che ovviamente ci interessa, ma per avere la consapevolezza di stare andando sempre un pelo più avanti. Questo premio lo vorrei dedicare ai nostri tifosi. Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, nonostante un po' di alti e bassi, però abbiamo affrontato una squadra che insomma ha perso solo, mi sembra, una partita finora, quindi era tosta oggi. Ero partito un po' così, soprattutto in attacco, poi ho preso un po' più fiducia, ho sentito che la caviglia non mi dava troppi problemi, quindi sono andato più cattivo e sono riuscito un po' a mettere più palle a terra in attacco. Siamo contenti, è stata una partita un po' stranetta, perché il primo set loro l'attacco non andava, abbiamo preso 7-8 muri che per un set, poi dopo abbiamo vinto un terzo set con 8 errori in attacco che non, diciamo, è difficile da spiegare. Avevamo detto che quando loro non facevano bene noi ci dovevamo essere, questo secondo me i ragazzi ci sono stati.